Dici Casinò e dici Monte Carlo, anche per lo straordinario edificio barocco per le sue architetture, che ancora oggi ospita il Casinò, uno dei simboli del Principato di Monaco, che ci offre lo spunto per parlare del gioco d'azzardo che, ahi noi, consentitemelo, riguarda molto da vicino l'Italia. Spendiamo in media, ognuno di noi, 400-420 euro, bimbi compresi, in scommesse. La raccolta complessiva è di 105 miliardi, più della metà finisce nelle casse dello Stato. Siamo il paese civile, se in questo contesto mi passate il termine, che scommette di più, soprattutto attraverso le slot machine. Pensate che le macchinette succhiano una cinquantina di miliardi ogni anno. E non è un caso se la ludopatia scali le classifiche delle malattie sociali, con tante spese per il Servizio Sanitario Nazionale e soprattutto con tante famiglie rovinate. Qualche decennio fa il massimo della trasgressione, almeno per chi vi parla, era una partita a flipper o a calcio balilla o biliardino in quegli stessi angoli dove oggi ci sono le macchinette mangiasoldi. Il sogno dei sogni era fare un 13 al Totocalcio. Sembra davvero un altro mondo. Dopotutto stiamo parlando della nascita nell'Ottocento a Monte Carlo del Casinò. Oggi abbiamo tante scimmie, purtroppo, compresa quella del Gratta e Vinci. E veniamo alla decisione israeliana di annettersi unilateralmente le alture del Golan, la regione siriana occupata durante la guerra del 1967. 14 dicembre 1981. Israele si annette l'altopiano del Golan. Con l'approvazione della legge delle alture del Golan, la zona è posta sotto l'amministrazione e la giurisdizione israeliana. La maggior parte dei non ebrei residenti sulle alture del Golan, soprattutto drusi, rifiuta di rinunciare alla cittadinanza siriana per assumere quella israeliana. 14 dicembre 1799.